Bentornati su Dungeons & Cutsage, oggi parliamo della competenza negli strumenti. Competenza negli strumenti, allora, diciamolo in due battute, non stiamo tanto. Che cosa consiste? Come sapete, in Dungeons & Dragons ognuno può fare praticamente tutto. Semplicemente se sei competente in quella cosa aggiungi il bonus, se non lo sei non aggiungi il bonus, ma tutti possono fare praticamente quasi tutto, a parte alcune eccezioni. Una tra queste è appunto negli strumenti. Gli strumenti ve li danno la classe, la razza, il background, alcuni talenti, vi danno competenze di determinati strumenti. Qua c'è una lista: Aresia falsario, tascasso, erborista, strumenti da avvelenatore, da artigiano, strumenti musicali, trucchi per il camuffamento, veicoli, eccetera, eccetera. Come funzionano questi strumenti? Mettiamo che io ho a disposizione degli arnesi da scasso. Quindi ho tipo il grimaldello, tutte queste cose qua che mi consentono di scassinare una serratura. Allora, non è che arriva il primo tizio qualunque e dice c'è una serratura, prova a scassinare. Come? Pi lo spadone, ci metti la punta, là, ci puoi stare le giornate, non ce la fai. Puoi provare a romperla, quella è una prova di forza, la fai col tuo spadone. Puoi provare ad esempio, prova di forza per provare a spaccare tipo con un piede di porco, ha senso. Ma scassinare non è che ti metti con una forchetta e lo fai. Uno, servono degli strumenti, ma anche se tu hai quegli strumenti, li sai usare. Cioè, non è che se mi danno un grimaldello che io non l'ho nemmeno mai visto se non in Resident Evil 2, vecchio, e poi nei nuovi, cioè, non li saprei usare. Anche se me lo danno, non so come è fatto, non sono competente, ok? Quindi come funziona? A meno che non hai quello strumento, tu non puoi scassinarla, la puoi rompere quella serratura. Ma anche se tu hai quello strumento, non è detto che tu sia competente in quella cosa. Quindi come funziona in questo caso? Mettiamo che io sono un ladro e sono competente negli arnesi da scasso. Funziona in questo modo. Scelgo il tipo di caratteristica da utilizzare. Che cambia di volta in volta, non è che uno è associato per forza a quello. Voglio scassinare, è una prova di destrezza, scelgo che sia destrezza, perfetto, perché deve essere molto preciso, eccetera, eccetera, va benissimo. Allora, diventi più destrezza, quella caratteristica più, sono competente nello strumento che sto utilizzando, quindi arnesi da scassinatore, da scasso, sì, bonus di competenza. Non sono competente, ho trovato questi arnesi qua al ladro che ho ammazzato, provo a farli così, li faccio senza competenze, magari pure con svantaggio ci sarebbe pure. Però, questo è come funzionano. Arnesi da falsario. Io ho vari tipi di fogli di carta, di pergamena, pennini, inchiostri, sigilli, cera, filigrane, ma io posso tutti questi ingredienti qua davanti tipo Art Attack. Ma non è detto che poi sappia davvero che è un documento falso, ok? Magari sono mescolare i colori, eccetera, eccetera. Quindi io non posso falsificare uno strumento, un documento se non ho quegli arnesi, ok? Quindi ti servono per forza questi strumenti, se no non puoi fare quell'azione. E dopo che ce l'hai devi essere competente per applicare il bonus di competenza. La caratteristica cambia di volta in volta, ve l'ho detto, non è detto che è sempre la stessa. Qua fa un bellissimo esempio. Se uso gli strumenti da artigiano per intagliare, quelli da falegname, se devo ad esempio incidere qualche minuscolo dettaglio, mi fa fare una prova che mi scala su destrezza e arnesi da intagliatore. Se invece devo intagliare un pezzo grosso, lì mi può chiedere una prova di forza più la competenza negli strumenti da intagliatore. Questo per dire che può cambiare. Ma quello che voglio dire è che se non avete gli strumenti non potete fare quell'azione, ok? Questo è molto importante. C'è una serratura, prova a scassinarla. Come? Ce l'hai gli strumenti? No. E allora non la puoi scassinare, quindi non lo puoi fare. Aspetta, metti con lo spadone là? No. Serve necessariamente quello strumento. Quindi non è una prova di destrezza pura, è destrezza più sei competente, hai quello strumento, perfetto, allora lo puoi fare. Hai quello strumento ma non sei competente, puoi fare la prova ma senza bonus di competenza. Non hai lo strumento, non lo puoi fare. Stop, in nessun caso. Esempio stupido, strumento musicale.
Ok, sono in una taverna. Suono. Che suoni? C'hai il liuto? No, è che ti suoni ora. Ok, lì c'è un liuto, lo piglio. Ok, lo suono. Fammi una prova di trattenere. Ma lo fai senza competenza. Perché non è che tutti quelli che vanno in un negozio di musica e si comprano una chitarra sanno suonare la chitarra. Cioè, sarebbe bello, ma non è così. Se no esisterebbero le scuole di musica. Però sicuramente in questi casi, se non avete uno strumento, non potete utilizzarlo e non potete fare direttamente quell'azione. Questa è una cosa importante. Quindi, questo è il video sugli strumenti, mi raccomando, perché poi c'è tanta gente che si confonde e dice: ma io devo fare una prova di scassinare, come si applicano i modificatori? Semplice, capite la situazione. Scassinare, destrezza, se vi serve la destrezza, più la competenza, se siete competenti in quello strumento. Ci stanno tipi di giochi, ok, il gioco può scalare su intrattenere più la competenza in quel gioco, può essere invece che ne so, di navigatore, ok, siete capaci di navigare con una barca a remi, ok, sono competente nelle barche, faccio un esempio, ok, potete fare una prova di forza più gli strumenti del navigatore, che possono essere i remi, una cosa stupida perché so remare, gli fate fare la competenza. Se non è forza, può essere costituzione, che dovete remare per tanto tempo. Ok, uno che non ha mai remato prima magari si confonde, capito il discorso? Questo è un esempio che ho fatto così, per qua ti fa gli esempi, gli strumenti del navigatore possono essere invece le mappe, le bussole, eccetera, eccetera. Però è un esempio che ci può stare. Quindi, tutto qua. Gli strumenti e le sue competenze. Dangerous Encounters. Grazie ancora. A presto.